Signori, The Last Dance, l'ultimo giro su Newstar GP, perché oggi andiamo a scoprire gli anni 2020. Gli altri ti mangiano letteralmente? No, non pensarci proprio, maledetto. No! Come sempre partiamo dall'ultimo Gran Premio della stagione precedente, quindi della stagione degli anni 2010, con una vittoria, ci assicuriamo il titolo, non l'abbiamo ancora vinto matematicamente, quindi siamo ancora in lotta se non ricordo male. Il nostro ingegnere ci consiglia due soste, vedo, io però non mi fido, voglio andare su una sosta sola, perché a Monza onestamente mi sembrano troppe due soste. Tanto vedo già che in pole c'è il nostro rivale per il mondiale, Kurosaki, che sarebbe Kobayashi. Ok, buona partenza, non ottima, ma comunque buona. Abbiamo tra l'altro l'auto totalmente potenziata, quindi se non facciamo cappellate non dovremo avere grossi problemi nel giocarci la vittoria. Attenzione ai contatti qui a curva 1. Saliamo un po' tanto sul cordolo e ci mettiamo in scia. Siamo proprio dietro a Kobayashi, proviamo ad attaccarlo in staccata. Attenzione, siamo stati toccati da dietro o sbaglio? Non so se ci siamo colpiti da soli a vicenda o se qualcuno ci ha caricato da dietro, onestamente. Comunque andiamo lunghi tutti e due, perdiamo posizione tutti e due. Noi comunque la guadagniamo su di lui, che è quello che conta. Dobbiamo arrivargli davanti per vincere questo mondiale. Attenzione. Intanto noto che ci sono anche delle curve, delle varianti nuove qui a Monza rispetto all'ultima volta che ci abbiamo corso. Usiamo sto turbo che non l'ho usato da niente in questo giro. Vediamo il primo giro in P6. Vediamo un po'. Qui dovrebbe esserci l'elesmo, anche se in realtà c'è praticamente la parabolica. Hanno messo la parabolica al posto dell'elesmo. Adesso arriviamo verso quella che dovrebbe essere l'Ascari. Infatti, precisa, è proprio l'Ascari questa. Attenzione! Mamma mia, sta salendo sul cordolo. Infatti questo mi rallenta parecchio. Rimaniamo in P6, non riesco ad agguantare quelli davanti. Comunque devo dire che la difficoltà si alza parecchio progredendo con le stagioni, perché io ragazzi in questo momento ho l'auto maxata con tutti i potenziamenti applicati e faccio comunque fatica a stare dietro alla CPU. Questo vuol dire che il livello è alto. Tanto adesso molti entrano in box perché sono quasi tutti su due soste. Rimane fuori solo un pilota che è Nico Rantala. Chi è lui? Nei commenti vi siete divisi l'ultima volta. Alcuni sostengono che sia Nico Hülkenberg, non credo, in realtà alcuni sostengono che sia Nico Rosberg, secondo me è più probabile, visto anche l'iniziale, la R. Però, boh, sì, penso sia Rosberg. Tanto stiamo accorciando comunque su Rantala, stiamo accorciando parecchio, ma adesso dovremmo fermarci in box, si fermerà anche lui, ma la nostra gara è su Kobayashi. Quindi attenzione, per evitare il contatto vado a tagliare praticamente. Allora, dentro ai box, prendiamo la larga che lui qui rallenta in chioda, lo superiamo, andiamo ai box, superandolo in maniera super illegale. Allora, qui dobbiamo caricare carburante, cambiare gomma, non abbiamo componenti usurati o danneggiati, bene, direi che possiamo uscire. 5 secondi e 4, è buona la sosta. Siamo nettamente davanti agli altri, stanno passando quelli che invece non si fermano in questo giro. Passa proprio Kurosaki e Hornberg. Ma che sotto bene, Hornberg è... No, allora Hornberg è Hülkenberg. Io credevo che Hornberg fosse Rosberg. Invece Hornberg probabilmente è Hülkenberg. Allora Nico Rantala è invece Rosberg. Adesso ha senso. Comunque adesso andiamo a prendere questi due, anche perché occhio a Kurosaki, eh. Attenzione, c'è un incidente, se stiamo dando di santa ragione. Ed è proprio Kurosaki che si impenna e va a lungo. E rimane lì piantato. Attenzione. Questo potrebbe essere un momento cruciale di questo Gran Premio. Va dentro intanto l'altro pilota, che poi chi era? Ah, era Hornberg, giustamente, grande Nico, che ci ha buttato fuori Kurosaki, che adesso è secondo ma segue a oltre 3 secondi di ritardo. Sta iniziando l'ultimo giro, attenzione a Kurosaki che si sta facendo sotto, e soprattutto attenzione ai componenti della mia vettura, perché vedo freni e sospensioni che sono rossi, ma Kurosaki è andato dentro. Attenzione, Kurosaki sceglie incredibilmente di fermarsi ai box all'ultimo giro. E quindi rimaniamo da soli al comando, con l'incognita però della vettura, perché ho le sospensioni e i freni sono messi veramente male, potrebbero abbandonarci da un momento all'altro, speriamo di no. Attenzione, cerchiamo di frenare con un po' di dolcezza, di evitare magari i cordoli. Non so se serve a qualcosa, non so se questo gioco sia simulativo a tal punto.
però nel dubbio io mi attacco a tutto, quindi evitiamo cordole, evitiamo frenate troppo brusche, occhio anche a Hornberg che si sta, ah no, è Rantala che si sta rifacendo sotto. Comunque ormai siamo alle Ascari, attenzione al cordolo, bene così, bene così. Andiamo a scaricare tutto il turbo, c'è ancora un'ultima chicane, eccola. Ultima curva, attenzione il cordolo, un po' di sottosterzo, carburante quasi finito, ma ci siamo. Ci siamo, ci siamo, andiamo a vincere la gara e il mondiale degli anni 2010. È stata tosta, è stata molto tirata, eh. E questa dunque è la classifica finale, con il nostro baffone Xander davanti a Kurosaki e Rantala. Sul podio con noi c'è anche Nico Hülkenberg. Ed eccolo qui, il podio di fine stagione, con Romain Gastone quarto, con il casco tra le mani. Il povero Kurosaki battuto, il nostro baffone con gli occhiali da sole, molto swag, che va a alzare l'ennesimo trofeo e adesso si vola nell'ultimo decennio, quello attuale, quello degli anni 2020. Eccolo, eccolo che si apre l'ultimo garage ed eccola la vettura moderna, la vettura attuale con... Com'è fatto strano quell'alo però? Cos'ha, un doppio montante? La New Star Racing ha molto di cui essere orgogliosa. Che stagione fantastica, abbiamo ottenuto la promozione, ora ci aspetta una nuova sfida, nuovi luoghi, tracciati più impegnativi, rivali più veloci e una nuovissima auto. Sarà più difficile ma siamo tutti davvero emozionati, puoi farcela. Siamo per iniziare il livello master di questo gioco, ce lo dice anche il nostro ingegnere che la difficoltà, il livello sarà più alto adesso, ancora più alto. Campionato di corse mondiale 2020. E qui si comincia ad Abu Dhabi in realtà, dove il mondiale in realtà finisce e qui comincia. Poi abbiamo Valencia, vabbè Valencia sarebbe Barcellona. Poi abbiamo Austin, abbiamo Northampton, abbiamo Bruxelles, Brasilia, Cracovia, Costa Azzurra che è Monaco, vabbè. Mar Caspio, no Mar Caspio ci abbiamo già corso, non c'è nulla di nuovo, in realtà forse solo Abu Dhabi è nuova. Ma non mi ricordo, forse cioè, abbiamo già corso Abu Dhabi, fatemi sapere nei commenti perché onestamente non mi ricordo. Credo di sì però, credo di sì, perché io me la ricordo. Comunque sappiamo che anche se non ci sono location nuove, i layout sono nuovi, quindi qualcosa di nuovo comunque c'è. Ora però, visto che siamo praticamente a fine gioco, siamo imballati di soldi, tra l'altro io questo gioco lo voglio platinare, ve lo dico, andiamo a maxare subito la nostra macchina, visto che la difficoltà sarà alta, che tra l'altro i soldi non mi bastano per maxare perché ovviamente costa molto ma molto di più rispetto alle stagioni precedenti, ma molto di più. Qui sblocchiamo una nuova carrozzeria che adesso andiamo a vedere. No, ma che vuoi maxare? Non c'è mai i soldi manco per portare al livello 2 l'aerodinamica. Ah, maxiamo. Sarà tosta ragazzi. Andiamo ad alzare ancora la velocità massima, ma ho la sensazione che sarà molto tosta, anche perché la maneggevolezza... No, non ce li abbiamo i soldi. La vettura, allora andiamo a vedere intanto la carrozzeria, se ci piace di più Webster o McTavish. Non mi piace proprio quell'alo col doppio supporto, comunque non si può vedere. Ah, così è più stile Red Bull, così è più stile direi Ferrari. A me piace più così. Però i colori, oh, con la tutina di questo colore sembra Spider-Man il nostro personaggio. Sapete cosa? La faccio proprio così, blu e rossa. Andiamo a mettere gli sponsor, ce li abbiamo? Sì, ce abbiamo solo questo. Home Vegas, mettiamolo. Mettiamolo da tutte le parti, via. Sembra la macchina di Spider-Man. Mettiamo una chiara solo al motivo, se è più bella così o così o così. No, io la lascerei così, così. E niente, dai, andiamo a farci l'esordio nel Gran Premio del Golfo Persico. Ci andiamo a fare due o tre gare, giusto così, per vedere anche quali sono i piloti, come si chiamano i piloti dell'era 2020. Benvenuti al Golfo Persico, la prima gara della stagione. C'è area di competizione sulla griglia di partenza della gara di oggi. La New Star Racing è fiduciosa che la sua auto e il suo pilota saranno in grado di ottenere ottimi risultati in questa stagione. Vediamo come iniziano. Io in realtà non sono così fiducioso perché abbiamo visto che i potenziamenti ne abbiamo portati, ma non quanti avrei voluto. E se è vero che il livello è più alto, faremo molta fatica. Il nostro ingegnere ci dice che un tracciato lungo con curve strette e un carico troppo elevato non è ideale. Quindi due soste ci sta suggerendo. È molto carino il circuito di Abu Dhabi, come è stato ricreato qui in USA. Allora, Pierret Gaspar, Valtteri Bolstrom, Lando Norton, Alex Atan, Max Vermeulen, Daniel Ribeiro, Sergio Paredes, Georgia Rushton, Charlotte Leduc, il nostro baffone Alexander. Vabbè, sono tutti abbastanza chiari, poi a fine gara ci mettiamo un attimo con la leaderboard davanti e cerchiamo un attimo di... Però mi sembra tutti abbastanza intuitivi. Dio che brutto. Allora, sembra un'astronave questo alo col doppio supporto. Comunque, cerchiamo di iniziare al meglio questa stagione. Siamo partiti molto bene, molto... ma siamo partiti fortissimo. Attenzione a Ribeiro, che dovrebbe essere Ricciardo. Piano! Piano! Attenzione! Come è fatto sto layout qua?
mettiamo un po' di turbo, cerchiamo di... non si fa superare però Ribeiro. Occhio che davanti vedo che ci sono contatti. Ok, qui c'è il tornantino e poi il lungo rettilineo dove si stanno sportellando qui davanti, si rallentano parecchio. E qui la curva dov'è? A destra o a sinistra? A destra, quindi al contrario, speculare e ci toccano da dietro. Ci toccano da dietro, maledetti, maledetti. Cominciamo subito molto male. No, volevo anche provare a cambiare un attimo visuale e vederla da fuori sta vettura, ma vorrei un attimo uscire dal traffico prima di farlo. Dai, togliti, togliti. Attenzione che qui c'è una serpentina, vedo dal layout alla mappa. Fatti. Formazione. Ma come carburante esaurito? Ma no, ma siamo appena alla fine del primo giro. Ce l'abbiamo per fare un altro, sì. Ma qui non ci abbiamo neanche il perk della scia, occhio. Oh, e basta. Ma come sono violenti. Poi ci metto anche del mio io. Vabbè, ciao Alessà. Andiamo a vedere la visuale esterna, va, che è meglio. Beh, chiaramente non è troppo diversa dalle vetture della stagione, dell'era precedente. Con queste forme un po' più arrotondate come le F1 di ultima generazione, ma comunque. Stiamo andando malissimo, siamo in P9 su 10. Torniamo nella nostra visuale abitacolo. In questo giro dovremmo fermarci. Vediamo se con la strategia riusciamo a recuperare qualcosa. Anche se vedo che ho l'ala posteriore è molto danneggiata. Sta pista è lunghissima o sbaglio? No, niente, raga, con l'ala così non si può andare da nessuna parte però. No, no, è inutile, facciamo una bella cosa. Ci abbiamo il restart? No, perché è un perk che va utilizzato il restart. Allora, direi che ci ritiriamo perché questa gara ormai è andata. E passiamo alla successiva. DNF purtroppo. Allora, Valtteri Bolstrom va a vincere, che è Valtteri Bottas. Poi Max Vermeulen, che è Max Verstappen. Alex Atan, che dovrebbe essere Alex Albon. Daniel Ribeiro, che è Daniel Ricciardo. Pierrette Gaspar, che è chiaramente Pierre Gasly. George Rushton, che è George Russell. Lando Norton è bellissimo. Non so perché mi fa troppo ridere Lando Norton. Charlotte Leduc, che è Charles Leclerc. Sergio Paredes, che è Sergio Perez. E poi c'è il nostro Buffett. Sono tutti abbastanza riconoscibili questi. Anche se Lando Norton mi fa morire. Anche le livree comunque un po' richiamano, perché beh, questa di Valtteri Bolstrom è chiaramente una McLaren. Quella di Max Vermeulen sembra un po' richiamare la Force India di qualche anno fa, mentre quella di Alex Atan mi ricorda un po' la Sauber di diversi anni fa. Proviamo a riscattarci in Spagna, anche se insomma la vettura abbiamo visto non essere molto competitiva. Attenzione, perché si corre sotto una pioggia battente qui in Spagna. Questo tracciato ha una corsia di box piuttosto lunga. Due soste potrebbero farci perdere tempo. Quindi andiamo con una, ma ce la facciamo con i pneumatici full wet. Non smetterà di piovere, quindi proviamo, dai. Vediamo un po'. Si corre sul bagnato qui a Valencia. Per come è previsto sole, ma mi ha appena detto che non pioveva. Cioè che non cambiava il meteo, che pioveva tutta la gara. Mo' previsto sole, ma mi prendi in giro? Comunque, occhio, occhio Max. Sta appena, nel momento ci butta fuori. Attenzione a curva 1. Adesso sono curioso di capire se queste gomme dureranno almeno 3 giri per poterci permettere una strategia ad una sosta. Attenzione anche alle pozze d'acqua, perché non è soltanto una roba visiva che si vede con quella chiazza azzurra sull'asfalto, ma ti cambia proprio il grip, ti fa perdere il controllo quando ci passi sopra. Oh, attenzione, ho visto la macchina volare via, c'è stato un incidente. Almeno un paio di vetture, ecco, appunto. È difficile da controllare in queste condizioni. Molto, molto difficile. Però sarà difficile pure per gli altri, no? Non c'è dei rettilinei in sto circuito su cui posso usare il turbo? Guarda, guarda come hanno di traverso anche gli altri, vabbè. Un pessimo primo G, se... attenzione, brutti incidenti qui. Ci sono 3 carcasse praticamente a bordo pista. E tanti vanno... perché è uscito il sole? Quando tutti i box è uscito il sole, dava pioggia tutta la gara. E mo che gomma montiamo? Montiamo l'hard. Montiamo l'hard, ma se poi torna a piovere a sto punto, visto che il meteo è imprevedibile, usciamo davanti a tutti, tra l'altro. Sosta molto lenta per gli altri. Attenzione perché la pista comunque è bagnata, infatti l'hard non tiene niente, raga. L'hard non tiene niente. Non so che gomma hanno montato gli altri, però sicuramente non avranno rimontato la gomma da bagnato, credo. In questo gioco, ricordo, non ci sono le intermedie, quindi o si va di wet o si va di slick, non è che c'è la via di mezzo. E qui con queste pozze d'acqua, con le slick, quando ci vai è come se lo stesso proprio non funziona.
Anche se in qualche modo questa sosta ai box ci ha fatto giocare il jolly. Adesso siamo davanti a tutti, dobbiamo rimanerci però. Soprattutto devo improvvisare una strategia che è difficile lettura adesso, perché con questa gomma hard dovremmo fare credo 3 giri, però poi boh, vediamo. Occhio anche alla benzina. Signori, ma avete già messo il like a questo video? Sì, mi raccomando, non fatevi dire le cose due volte. E soprattutto iscrivetevi al canale se per qualche strano motivo non siete ancora iscritti, che è un piccolo gesto che a voi non costa nulla, ma per me fa veramente la differenza, quindi se non l'avete fatto, fatelo. Tanto stiamo andando a chiudere il terzo giro, secondo me al prossimo dobbiamo fermarci, anche se ancora la benzina ce l'abbiamo, le gomme sembrano in buono stato, anche perché nel primo giro non le abbiamo riscaldate per niente, quindi il consumo è stato minimo. Questo gioco, pur essendo un arcadone clamoroso, ha degli aspetti simulativi che sono veramente sorprendenti. Sapete che non so se riesco a fare un altro giro, no? Io mi fermerei a questo giro, è un peccato perché le gomme in realtà erano ancora buone, però il problema è il carburante. Non ho neanche usato tutto il turbo, dannazione. Dobbiamo fare 2 giri, beh, montiamo gomma soft a questo punto. Andiamo di gomma soft, forse potevo montarla anche prima gomma soft col senno di poi, vabbè. Va bene così, andiamo. Rientrano anche gli altri, quindi non ci supera nessuno per il momento. Alla fine devo dire che quell'acquazzone che se n'è andato subito ci ha consentito di balzare in testa, di fregare tutti gli altri. Adesso se non facciamo casini, da qui alla fine non dovremo avere problemi. Ecco, prevista pioggia pesante, non ho fatto in tempo a dirlo. Allora attenzione, perché potrebbe esserci un ultimo stravolgimento nell'ultimo giro, anche se abbiamo un vantaggio veramente importante. Attenzione però al finale. Eccola la pioggia che arriva, dovrò fermarmi di nuovo. Eh sì, farò meglio. Potrei anche proseguire, perché la pista magari non si bagna immediatamente, ma stiamo vincendo, il vantaggio per fare la sosta gratis, tra virgolette, ce l'abbiamo, quindi io non me la rischierei. Attenzione. Andiamo dentro. Allora, tra l'altro vedo anche dei componenti, cos'è, il motore è un po' usurato. Andiamo a farci quest'ultimo giro. Anche gli altri credo che stiano entrando ai box. Potrei anche approfittare per provare a prendere un trofeo che mi chiede di vincere una gara con 2 componenti rotti. Il problema è che posso sfasciare l'alettone, ma poi cos'altro sfascio? Che adesso ho un gran vantaggio, quindi potrei approfittarne. Lo tiro addosso al muro così? Non spacco niente, no. Riproviamoci ancora, ok. Non l'ho spaccato, no. Dai, spacca sta alettone, su. Non l'ha spaccato. Spacchiamolo bene, adesso sì, adesso dovrei spaccare anche qualcos'altro per riuscire a prendere sto trofeo. Il problema è che adesso la macchina non sta girando. No, attenzione perché Gasly sta recuperando. Ho fatto la cazzata, ragazzi, ho fatto la cazzata del secolo, che idiota. Però d'altronde quel trofeo lo devo prendere se voglio platinare il gioco. Ma sarà difficilissimo prendere questo trofeo, perché appena spacchi qualcosa gli altri ti mangiano letteralmente. No, non pensarci proprio, maledetto. No, l'ho vinto. Allora, siamo riusciti a portare a casa la vittoria al photo finish contro 2 avversari, perché guardate, in praticamente un decimo ci siamo in 3. Abbiamo battuto per questioni di millimetri Bolstrom e Gaspar, portando a casa dunque la prima vittoria stagionale e portandoci subito al secondo posto, proprio alle spalle di Valtteri Bolstrom. Guardate quanto è tamarro il nostro Alexander, che ha la macchina unta sfasciata, senza muso, con l'occhialetto da sole tattico sotto la pioggia, bellissimo. Peccato non aver sfasciato qualcos'altro, perché, cavolo, prendere il trofeo che chiede di arrivare con 2 componenti rotti vincendo la gara sarà veramente difficile, perché quando la macchina si sfascia diventa letteralmente incontrollabile, ragazzi. Oltre al fatto che l'IA è veramente accanita. Ora, chiaramente, di tanto in tanto, in base ai risultati, puoi sbloccare nuovi perk, e qui dobbiamo scegliere quale perk sbloccare tra questi 2. Sono molto indeciso, perché da una parte abbiamo quello che ci dà danni da usura molto ridotti, che non è male per niente, dall'altro abbiamo invece 600 bucks se vinci un GP con una strategia da 2 soste. Io forse prenderei questo, anche perché nell'ottica di prendere il trofeo, quello in cui bisogna vincere con 2 componenti rotti, ridurre i danni da usura non è molto intelligente, anche se è un bel aiuto in termini di competitività. Però andiamo sui 600 bucks. Quindi dobbiamo fare strategia a 2 soste, ricordiamoci. Abbiamo incassato anche un bel po' di bucks, quindi possiamo andare a potenziare, adesso sì. Io andrei a lavorare sulla maneggevolezza, quindi andiamo sull'aerodinamica, che ci costa praticamente tutto quello che avevamo. Comunque, giusto per farvi vedere le statistiche,
quando vi dicevo che questo è un gioco che sembra un giochino ma è molto longevo, mi manca ancora tutta l'ultima stagione e sono a 33, anzi quasi 34 ore di gioco. Tra l'altro molto bella questa pagina perché vi fa vedere anche quante gare avete fatto con tutte le statistiche, quante vittorie divise per ogni anno, bello. Allora io direi di andare a concludere questo video con il GP del Texas, visto che c'è stato anche di recente in Formula 1. Sembra che ci sia un problema nel nostro sistema di frenata. No, ho speso tutti i soldi, porca miseria. Non ho i 2900 bucks che mi servono per sistemarlo. Questo ci comporterà un 10% di probabilità che questo guasto crei problemi. Non possiamo fare niente, dobbiamo correre il rischio. Mai spendere tutti i bucks a disposizione, devo imparare questa lezione. E allora eccoci qui, ad Austin, circuito su cui non ho mai vinto in Newstar GP. L'ingegnere ci consiglia la scelta a due soste, ma tanto noi la facciamo anche soltanto per guadagnare 600 bucks extra, quindi... Vamos! C'è chiaramente Gaspar insieme a Lando Norton in prima fila. Cerchiamo di partire bene. Qui la partenza è un po' alla Mario Kart, devi cercare di accelerare nel momento giusto provando a indovinare il momento in cui si spengono le luci. Se ci riesci ottieni un boost, come ho fatto in questo momento. Attenzione a curva 1 che qui è cieca anche in Newstar GP ed è un bel imbuto. Ok, siamo in P6. Allora, vedo che c'è Norton questo che è partito così ma... Oddio, dove vado? È partito così male, forse perché ha gomma hard. Però per guardare la sua gomma sono andato dritto io, non è stata una cosa molto intelligente. Cerchiamo di far valere il grip della nostra gomma rossa. Attenzione qua. No, ma perché mi inchiodi così? Oh, e dai. Attenzione, qua la curva è dall'altro lato. Bene, bene così, saliamo in P5. P4, dai, stiamo andando forte con sta gomma rossa. Allora, i primi tre sono letteralmente volati via. Non so se riusciremo a riprenderli. Oh, questo? Perché va così forte? Attenzione, adesso dobbiamo fermarci ai box. Andiamo a tagliare tutto qua. Via. Allora, ancora gomma rossa, eh. Siamo fermati ai box tutti. Oh, ma c'ho tutti questi componenti sfasciati già. Non buona sta cosa, non buona. Vabbè, ma come mi ha rilasciato? Mi ha rilasciato a manetta. Non ho fatto neanche in tempo a frenare, dannazione. P8, mamma mia che disastro. Dai, togliti. Ma poi ti fanno ostruzione, adesso sono maledetti veramente. Non ce la facciamo a fare un altro giro, sì. Oddio, due tacche e mezzo, sì, dai. Dovremmo farcela. Comunque ragazzi è veramente difficile, sto facendo un'enorme fatica. Devo riparare sicuramente le sospensioni, probabilmente anche l'ala anteriore. Perderò un sacco di tempo adesso, ma se non lo faccio finirò con un DNF, quindi tanto vale. Mamma mia ragazzi, gli anni 2020 sono veramente difficilissimi. Non so da dove cominciare, guarda qua. No, la gomma wet, ma che porca miseria, non ho messo la gomma wet. La posteriore la lasciamo così. Rientriamo in P7. Occhio, qui bisogna frenare subito perché ti lascia sparato. Ecco. P6. Insomma, gli altri sono imprendibili. Inizia l'ultimo giro, signori. Inizia l'ultimo giro in cui difficilmente riusciremo a fare molto meglio di così. Forse riusciamo ad agguantare la P5 qui davanti, ma... Io vedo che Lando Norton è abbastanza in difficoltà. Però a parte questo... Attenzione, anche perché l'ala posteriore ci sta abbandonando e l'auto sta diventando ingovernabile in quest'ultimo giro. Guardate come va in sovrasterzo. Difficilissima sarà questa stagione. No, guardate come va in sovrasterzo, è diventato rally adesso. Ah, incredibile. È incredibile. Non riesco neanche a recuperare Lando Norton. Sì, vabbè, ciao. Sono incastrato, qual è il verso giusto? Dai, ma voglio portare l'altra guardia, mi ha di fare DNF. No, direzione sbagliata, no. Capendo niente, dai. Niente, come tocco lo sterzo va in testa coda, è ingovernabile adesso, non c'è più l'ala posteriore. Io però mi voglio incaponire, questa è l'ultima gara dell'ultimo video, io voglio... Non ce la faccio mica. No, proviamo ad andare piano piano. Sì, finché io non tocco lo sterzo va. Come do un tocchettino allo sterzo, la perdo. Piano. Piano. Proviamo a farla tutta dritta sta chicane, dai.
Arriviamo ultimi, almeno arriviamo. Sì, così, sì, così. E qui un po' di curvetta la devo fare. Piano piano, piano piano. Via, via. Andiamo faticosamente al traguardo di quest'ultima gara su New Star GP. Ora ragazzi, io questa stagione però la porterò avanti per conto mio, ve lo dico, perché come vi ho detto voglio platinare questo gioco. Ci vorranno ancora secondo me almeno una decina di ore. Comunque poi su Instagram vi aggiornerò quando l'avrò platinato, vi farò vedere anche il contatore delle ore che ci saranno volute per arrivare a platinare questo gioco. Non mi manca moltissimo in realtà, devo vincere tutte le gare che non ho vinto, tutti anche gli eventi secondari, poca roba. L'unico trofeo veramente che mi mette un po' a pensiero è quello di vincere la gara con due componenti rotti, perché avete visto anche in questa gara quando si rompe la vettura diventa veramente ingovernabile, quindi hai un vantaggio stratosferico che però è difficile accumulare, perché avete visto quanto è competitiva l'IA. Insomma, sarà un po' difficile, secondo me quel trofeo lì mi farà penare, ma comunque vi aggiornerò su Instagram, quindi seguitemi su Instagram. Non credo che torneremo a fare video su Nostra GP, sicuramente questa serie finisce qui, questa cavalcata attraverso i decenni della Formula 1 finisce qui. Se avete perso gli altri episodi andate assolutamente a recuperarli, li trovate sul canale, c'è la playlist. L'unico caso in cui potrebbe tornare New Star GP è quando lo prenderò su PC, perché prima o poi lo prenderò su PC, dato che io sto giocando da PS5 in questo momento. Quando lo prenderò su PC vorrei provarlo col volante, è l'unica prova che vorrei fare, vorrei togliermi sto sfizio, perché secondo me potrebbe essere divertente. Non so neanche se è compatibile, ma credo di sì. Quindi è possibile che in un futuro non meglio precisato questo gioco torni sul canale per un episodio extra con il volante, però non lo so se e quando arriverà. Per il momento ci fermiamo qui. Pollicione in su se avete apprezzato non solo questo video, ma questa serie su New Star GP, questa mini serie su New Star GP. Se siete capitati qui su Xander Racing per la prima volta, benvenuti. Iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi contenuti. Fidatevi, non ve ne pentirete. Perché se vi piace il sim racing e comunque i giochi di guida in generale, perché questo che abbiamo fatto oggi non è esattamente sim racing, siete nel posto giusto. Per cui iscrivetevi. Per oggi è tutto. È stato un piacere condividere con voi questa stramba serie su New Star GP. Noi ci vediamo con i prossimi contenuti. Un saluto. Ciao.